Eccoci qua perché con questa impostazione nuova grafica il nostro amico chiedeva più bella. Sì, è più bella, sembra di stare dentro un flipper più che dentro un mixer. Però rispetto a prima, dove potevi coordinare i movimenti anche manuali, questo parte tutto in automatico e se non corri l'audio se ne va e tranquillamente tu non riesci a capire che stai in onda. Piano piano ci dovremo attrezzare e abituare a questo. Allora, dovrebbe funzionare tutto, mi dicono. Buon pomeriggio Virgilio. Ciao Roberto, buon pomeriggio a te e tutti i tuoi radio web ascoltatori, che sono tantissimi. Sì, io spero che siano sempre in tutta Italia. Sì, a me, anche perché una volta che viene ascoltato pure al nord Italia Virgilio, io comincio a guardare da quale provincia arrivano gli ascolti. Magari sono due, sono tre, sono cinque, però va bene. Basta che una goccia alla volta si riempie la giara o la botte. Oh, e a proposito di Virgilio, un suo vecchio post, nel senso una sua vecchia inserzione, quindi qualche puntata fa, di un po' di tempo fa, ha superato il muro dei 1200 ascolti. Ma qual era? E parlavamo di Roma, però risale penso a 3 mesi fa. Ah, va bene. E no, è superare il muro dei 1000 ascolti per una web radio vuol dire tantissimo, eh. E sono contento, a parte che ringrazio tutti, ma anche sono felice per te. Oh, sì. Te lo meriti. Io ti ringrazio di questo. Tu fai una cosa con passione e questo ti rende merito. Sì, anche perché non lo faccio per lucro, perché ce l'ho nel DNA, sennò... Sottinteso. Esatto. Come lo facciamo poi tutti del resto, perché poi nella vita abbiamo dovuto fare altre professioni per poter campare e lavorare, no? E mantenere i nostri nuclei familiari. Questo ci ha dato un sacco di potere di dire quello che vogliamo con libertà e serenità. Esatto, le soddisfazioni morali non andati, pilotati, lobotomizzati, capito? È vero. Dietro Virgilio ci sono altri personaggi, che ognuno ha il suo spazio autonomo, per cui benvengono di tutte queste cose, benvengono anche i gruppi che parlano di attualità. Per esempio abbiamo ospitato stamattina l'associazione Vittime delle Frodi, è un mondo sommerso, è una cosa bella e importante. Ecco, noi parliamo di calcio, di Roma, ci divertiamo, ma quando sentiamo certe cose come quelle che ci hanno raccontato stamattina, insomma... Con gli anziani giocano queste persone. Sì, purtroppo sì. E c'era un signore di 80 anni che piangeva perché se qualche associazione non lo tira fuori legalmente dai guai, quindi si va in tribunale, e questo signore deve pagare 56.000 euro, 56.000, non 560 o 56, per una truffa molto ben organizzata, e prendersela con un vecchio pensionato di 88 anni, io dico che ci vuole un... E ancora ormai appelli, contrappelli, comunicati, televisivi. Sì. Perché ancora credono a certe fandonie, a certe cose. Io spero che la legge faccia il suo corso e la giustizia... La legge, bisogna essere un po' più scalzi. Sì, non sì, bisogna però adesso... Nessuno, punto, che se c'è un giudice che riconosce il ragione... I portoni, i citofoni, lasciate stare gli strani, lasciateli stare. Apposta. Poi la reazione istintiva, quella va fuori legge, ma bisogna tenersela ferma, è chiaro. Perché quando approfitti di persone più deboli o più incapaci di intendere e di volere, per me... passatemi il termine, era poco radiofonico, per me fai letteralmente schifo. Chiuso il termine, rientriamo a noi, penso che tu sia d'accordo con questo, no? Non c'è bisogno di chiederlo. È stato molto educato. Vabbè, non posso esprimermi con altre frasi. Fino ad oggi vedo della volgarità, serpeggia da tutte le parti, quindi ormai... Ogni tanto ricordiamoci del tatto e dell'educazione, e soprattutto se l'educazione civica torna in aula sarebbe meglio, perché almeno... Sarebbe altro che a parte i grembiuli, che sono d'accordo. Sì, pure io. Tutto l'educazione civica. È vero, perché non c'è più educazione, non c'è più rispetto per nulla e per nessuno. E non va bene così. Allora, si può essere male, di qualsiasi fede politica, ma i valori di base ci devono stare. Sì. Se poi ancora esiste la fede politica, tra parentesi, chiusa. Andiamo alla Roma. Oh, la Roma... Che bella cosa. Allora, che notizie, quante cose nuove. Allora, io partirei un attimo prima, come ho fatto... Dove parti? Dove vai? Al mare? Dove? Aspetta, con gli altri amici. Dalle ultime dichiarazioni di oggi, delle ore 13, di Claudio Ranieri, che ha detto senza mezzi termini che la sua avventura è finita. Ma già era scritta all'inizio. Oh, ma perché non trattenerlo? Ma questo non lo so, se poi il proprietario e i dirigenti della Roma, a prescindere dalle parole di oggi di Ranieri, che sono normali le parole di oggi, che anche lui ha la sua dignità
è un uomo di calcio da tanti e tanti anni, e già 70 anni ne ha vista di cotte e di crude. Oggi non è che si poteva mettere a disposizione, se io sto qua mi raccomando, no? Certo, lui c'ha la sua dignità, ha detto io sono venuto qua per allenare la Roma per 12 partite, per 12 settimane, e poi è finito il mio mandato, punto. Se poi la Roma alla fine gli farà un altro tipo di discorso, noi non lo sappiamo, ma forse neanche lui lo sa. Però lui ha detto quello che è, per cui è venuto a Roma, il motivo per cui è venuto a Roma, che lui è venuto qua per rimanere allenatore della Roma 12 partite, poi punto, è finito. Ha detto tra me e te, no? Se le alternative, con tutto il rispetto umano, perché tanti mi hanno scritto, ma non rispetti, no, il rispetto umano è sacrosanto per tutte le persone, pure per gli allenatori. Però da un punto di vista strettamente calcistico, se deve andare via Ranieri per arrivare Gasperini, Giampaolo, Rino Gattuso, cioè mi tengo Ranieri. Simpatico, ma è un buon allenatore. Però mi tengo Ranieri in finale. No, Gasperini e Ranieri, io prendo Gasperini anche se mi viene il volto a stomaco. Però penso che sia un allenatore che può dare qualcosa in più. Però Gasperini dà qualcosa in più a Bergamo, dove è l'imperatore assoluto. Qui a Roma non lo so io. Scusa, io non ti sto dicendo, che è più bravo, meno bravo. Mi pare una tipologia di allenatore. In questa piazza potrebbe andare bene, soprattutto perché è molto antipatico. Ma perché le persone antipatiche riescono meglio a allenare la Roma? Capello era simpatico? Assolutamente no. E allora? Però eccolo lì che hanno vinto, scusa. Lo scudetto te l'ha preso, magari, no? A parte quello, ma anche la relazione, lui, come il comportamento che ha avuto anche con i media, con tutti, ha messo i puntini sulle i, e si faceva rispettare. Sì, questo è vero. Io non ti sto dicendo che Gasperini è un grande allenatore, però ha dimostrato che è un buon allenatore. Poi è molto più giovane, conta anche questo. Mi scrive Monica, ma perché, che cosa hai contro Giampaolo? Ricominciamo, il rispetto è troppo filosofo, non va bene, i filosofi non ci piacciono. Anche Di Francesco a un certo punto era filosofo, o no? Forse l'area di Roma ce l'ha fatto diventare, però diciamo che concettualmente non è un filosofo Di Francesco. No, concettualmente no, però si è intestardito troppo su una strada di sviluppo di gioco che questi giocatori non possono dare, è sotto gli occhi di tutti. Questi giocatori che possono dare, io sono abbastanza, ormai sono diventato abbastanza, sono più realista del re. Noi non ci siamo sentiti dopo la partita con il Cagliari, lì la Roma... No, perché queste telefonatine ogni tanto portano bene, speriamo bene, dai. Non ci siamo sentiti dopo la partita col Cagliari, lì la Roma l'aveva ben interpretata, però qualche maligno quella volta mi disse, ma i cagliaritani sono venuti in villeggiatura a Roma, e andiamo avanti. E non gliene è fregato niente a nessuno, ok. Genoa-Roma però è la partita della svolta, possibile che tutte le volte che la Roma deve dare sta benedetta svolta fallisce? Cioè io non riesco a capire perché può capitare. Ma io penso quante volte me lo sono chiesto. Ma può capitare una volta, due, ma cinque volte di seguito che al momento buono ti devi, emergere, non riesci più a emergere. Perché Ranieri ha detto che è mancata la concentrazione, è mancata l'attenzione, sono mancate tante cose, la Roma ha buttato via la possibilità ultima che aveva di andare in Champions, perché quella era l'ultima spiaggia, e purtroppo la realtà è questa, la Roma è una partita buttata al vento, che rischiano pure di perdere. Virgilio, come l'ultima spiaggia, perdona, mancano ancora tre partite. Ma la Roma anche se fa 9 punti è difficile che va in Champions. Vabbè, ma aspetta, allora qui la lotta è tra Atalanta, Milan e Roma, da quanto ho capito io, no? Appunto. Perché a meno che l'Inter non crolli miseramente... Se arriviamo allo stesso punteggio... Non possiamo, è vero. Però qualcuno mi ha detto, guarda che l'Inter crollerà miseramente, se Inter già se non è il Champions, se non crolla, andiamo avanti. Ma dove crolla? Cioè, vabbè, a parte quello... No, non crolla, andiamo avanti. Allora, noi abbiamo una lotta a tre tra Atalanta, Milan e Roma. La Roma deve fare qualcosina in più perché negli scontri diretti soccombe. Sì. Allora, noi dobbiamo fare il nostro... Negli scontri diretti soccombe col Milan, con Mediolanum. Ma pure con l'Atalanta? Con quegli altri paghiamo la differenza a reti. Ma vince sempre l'Atalanta, però. Sì, però dico soccombe in quel senso. Dico. Sì, però escono sempre fuori vincitori gli altri e noi no. Allora, noi dobbiamo fare il massimo non plus ultra di noi stessi. Noi dobbiamo fare 9 punti. E dobbiamo sperare che le due altre macchine, l'Atalanta e il Milan, si inceppino. Questo forza. Sperare. Ed è molto difficile. Quindi se sabato l'Atalanta battesse il Genoa, è chiaro che le nostre speranze si... 3 punti. Si riducono ancora di più.
No, no, finiscono, punto. Beh, no, se batti la Juventus non finiscono. Sì, finiscono perché l'Atalanta in due partite deve fare 3 punti. Devi fare in due partite 3 punti, io penso che sì. Io penso proprio, a parte che c'è la finale di Coppa Italia, bisognerà vedere... Se la vincono, come io mi auguro, avranno ancora più voglia di arrivare in zona Champions. Allora, Federico mi manda un messaggio, dice, ricordatevi che contro il Genoa all'Atalanta mancheranno 4 pedine fondamentali. Okay, l'Atalanta ormai, il Genoa ormai è salvo. E quindi non penso, poi tutto può essere nel mondo del pallone, per carità. Genoa, se pareggia la partita successiva in casa, è salvo. Esatto, per cui ci sta. E sta Roma, speranze ridotte al lumicino, ormai non ci crediamo più. Uno spera, ma la speranza non costa niente, ma... Quella è la speranza realista del re, come ho detto prima, la Roma sta fuori. Quella è la speranza del tifoso che non muore mai. È in UEFA, credo, insieme al Milan. Oh, ma tu ti sai spiegare l'involuzione di Genova che è successo? Che è una cosa allucinante, lasciamo stare. Perché la Roma ha giocato una brutta partita, con tutto che ha avuto delle occasioni. Ormai la partita l'aveva vinta e ha preso un gol allucinante, perché se rivedo quel gol, l'ho visto più di una volta, non mi capacito. Tra lo sbaglio del portiere che esce e non esce. 4 corazzieri in mezzo a un giocatore del Genoa, no, hanno preso gol di testa. Allora, il portiere... Ma è allucinante, guarda, è allucinante. Allora, Mirante ha la sua responsabilità, perché come dicevamo pure in qualche... L'hanno tutti, sì, lascia stare Mirante, che Mirante... Mirante esce a metà, Virgilio, è sotto gli occhi di tutti, o esce o non esce, o le cose sono due. Lui nelle uscite scarse, è un suo limite, in porta se la cavicchia. Sì, sì. Ma nelle uscite lascia stare. Perché allora tu devi seguire la scia del pallone. Se non lo prendi, pazienza, ci hai provato, ma almeno sei uscito. Gli altri quattro? Oh, gli altri 3 colossi di Rodi, pure 4. 4, perché c'era pure Cristante. Però, allora, sono più alti del giocatore del Genoa, di 20 centimetri, addirittura Fazio di 25 centimetri. Allora, possibile che uno dei corazzieri di colossi di Rodi non è saltato? Perché non sono saltati, questo sono saltati male. Ho capito, ma uno che... più basso di me di 24 centimetri per scavalcarmi. Ma uno di loro non poteva appoggiarsi a questo fenomeno di giocatore Romero, me pare si chiama. Sì. E non si poteva frapporre tra lui un altro giocatore della Roma, coprirgli lo spazio. No, l'hanno lasciato a quella distanza che al giocatore del Genoa ha permesso di colpire. Cosa allucinante, ma lasciamo stare, non mi chiedo. È chiaro che poi, superati quei 3 colossi, la palla la vedi all'ultimo, tu che stai in porta non la prendi nemmeno se diventi lungo 10 chilometri, è chiaro quello, no? Una volta che fa questa cosa allucinante, ma ricordati che giocavamo questa a Cagliari, guarda, lascia. Sei uscito male, per cui anche... Siamo discorso, è una cosa allucinante. La Roma purtroppo ha fatto un campionato proprio a livelli infimi. Oh, ma vista così, è più da Coppa UEFA o da... Vista così, da Coppa UEFA. Vista da noi, e noi vorremmo che va in Champions. Certo, è normale quello. È un altro prestigio, no? E poi il futuro di questa Roma, perché... dipende dalla società, non da noi. Antonio Conte ha detto, io devo andare in una squadra che vince, grazie, tutti siamo buoni così. Ma lui se lo può permettere di dirlo. Sì, però ha detto, è la gestione attuale, i progetti futuri di questa società che... Non l'hanno convinto. Non l'hanno convinto. Vabbè, prendiamo atto. Ne prendiamo atto, poi... siccome forse era meglio che queste dichiarazioni se le fosse tenute per lui, sarà pure l'allenatore più bravo del mondo, lui sta a casa sua, noi a casa nostra, ok. Però le ultime frasi, non mi trovo in sintonia con i progetti, con gli eventuali progetti futuri di questa società, a me lasciano perplesso, nel senso che devono fare questo. Ma scusa, però adesso noi non sappiamo che cosa gli ha detto la Roma. No. Noi appunto, questa è una sua... lui può darsi pure che ha chiesto la Luna, la Roma ha detto guarda, la Luna non te la possiamo dare noi. Ma io penso che chi gliela dà la Luna fa bene andare dove gli danno la Luna. Io penso che abbia chiesto giocatori che costano un bel po' di soldini, insomma. E io forse avrà chiesto delle cose che la Roma non gli poteva garantire, sicuramente, no? Gliele può garantire solo l'Inter e la Juventus a sto punto. Infatti va all'Inter o alla Juventus. Ma così è tutto, sono tutti bravi. Che vuoi, se lo può permettere, ti ripeto, quindi... Cioè, un bravo allenatore è quello che ti tira fuori... Capito, ma non stai parlando con un allenatore che arrivare a Roma per lui è il massimo. Lui quello ha allenato squadre. Io ricordo che l'ultima volta che venne il barone Nils Liedholm, ma qualcuno mi ha detto che sono troppo revival, però io lo ricordo. Prese una Roma che non mi sembra che era così tanto valida, stava un po' a pezzetti quella Roma di quegli anni passati, eppure lui si è messo sotto. Credo, ma era un altro calcio. Ha cercato.
c'erano altri stipendi, altre aspettative, era tutto un altro, stiamo a parlare di 40 anni fa. Allora tu calcola, ti dico solo una cosa, che erano finiti Nappi perché il Perugia l'aveva messo in lista gratuita, penso un po' che ti dico, e Iorio che aveva fatto faville, ma ormai non ci contava più nessuno su Iorio. Oh, Lidolm è riuscito però, a ricostruire sia Nappi che Iorio. Ma adesso vediamo un calcio dove un giocatore guadagna 20, 30, 15, 18, sì, 50 sì, milioni all'anno. Stiamo a parlare di un altro mondo. Addirittura il Lidl... E non è vero, guadagnano 10, 12, 13, 14, 15, 7, 9 sì, milioni sì, all'anno. Sì. Esatto. È un altro calcio, non, ormai è diverso, è cambiato tutto. Non fa quei paragoni si possono più. Virgilio, ma perché sono affezionato più a quel tipo di calcio che a questo? Perché sono vecchio... Era un calcio più vero, era un calcio più genuino, era un calcio più pulito, era un calcio diverso. No, perché ma scritto... Non ho meno interessi che andavano al di là del calcio. Ma scritto Teresa, hai lo stesso gusto, mi hai scritto prima, hai lo stesso gusto di mio papà che ha 75 anni, ma il calcio ora è un'altra storia. È purtroppo la verità. È la verità, ma per divertirci, per guardare sto gioco, dovevamo vedere le partite straniere? Beh, io dipende che cosa intendi per divertirti. Allora, una partita di calcio... Quelli si divertono e vincono. Parliamoci chiaro. Allora, se c'è la squadra del cuore, pure che si gioca male, l'importante è vincere. Ma se sono divertiti i tifosi del Bergum, pure. Basta. Si è divertito quest'anno il Bergum e la Val d'Aosta. Però in Europa, se io voglio vedere uno spettacolo decente, devo vedere le squadre inglesi che sono arrivate in finale, le squadre tedesche... Squadre di altre nazioni. Però il calcio tedesco lo sta un po' in calo ultimamente. Esatto. L'inglese invece è risorto. Ma guarda che le partite del calcio inglese sono sempre state belle, anche l'anno scorso, sì, due anni sì, fa, tre anni fa, quattro anni fa. Ma la mentalità... Un'altra intensità, un altro, no, cioè, un altro mondo, tanto, un altro calcio. Si parla tanto di gioco a zona, ma non è il gioco a zona, è la mentalità con cui tu affronti la partita. Perché io ho visto tante volte il Watford, tanto per dirne una, perdeva 3-0. 3 minuti dalla fine, ormai 3-0 è finita la partita, no? Eppure hanno attaccato fino all'ultimo, magari l'hanno persa ugualmente, ma fino all'ultimo hanno attaccato. Se tu qua guardi partite come Empoli-Cagliari e Cagliari-Verona, Frosinone, ti fai due scatole, due palle, dopo 10 minuti sì, cambi canale, no? Sì, è vero. Ma se vedi una partita tra la terz'ultima e la quint'ultima, non ti annoi. Hanno un'altra mentalità, un altro modo di giocare a calcio. E poi hai tirato fuori adesso delle situazioni. Possibile che certe squadre presentino formazioni così negative, così di basso spessore, che non potrebbero giocare in Serie A fino a prova del contrario, eppure ci stanno in Serie A. Questo grazie alla Federazione Italiana Gioco Calcio, oh, che in tanti e tanti anni non è riuscito a trovare una formula per abbellire questo calcio nostro, anzi ha fatto di tutto per brutalizzarlo, no? Certo, altra usanza poi che squadre, sarebbe... Ma che sono 20 squadre? Allora, altra usanza che sarebbe da battere, tanti presidenti per risparmiare fisicamente... Se ci fossero i playoff, secondo me sarebbe molto più interessante. Vero, vero, vero. Pure in Serie A ci sarebbe necessità di playoff e playout, perché le ultime 5-6 partite di squadre che non danno più nulla sono proprio da noia mortale. Il campionato italiano è stato abbastanza interessante anche fino ad oggi, per carità, perché... stranamente a confronto agli altri anni sì, la zona Champions, la zona UEFA è più combattuta, anche se lo scudetto è stato retrocessione vinto... lo scudetto, ma da mo che se ormai avevamo capito tutti come finiva, come no? No? Dal 29 d'ottobre, guarda. Beh, ottobre no, perché la zona retrocessione ottobre sembrava un po' presto. Avevamo individuato già da minimo su 3 mesi chi va in Serie B e chi vince lo scudetto, no? Esatto, sì. Quindi la zona intermedia invece è stata combattuta, è ancora combattuta, vedi che stiamo ancora a parlare. Perché lì ci sono interessi in ballo per cui le squadre devono giocare. È tutto lì. Poi, altra usanza che sarebbe da abbattere. Allora, io non ho capito bene perché dice che hanno agevolazioni fiscali, fiscalmente pagano meno tasse, si prendono giocatori di basso valore dalle altri continenti, quando una volta invece la fortuna del calcio italiano era guardare... Però adesso è un po' cambiato anche qua, perché adesso c'è una degustazione del 30% sugli ingaggi. Sì, 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 però una volta si vengono dall'estero, giocatori... perlomeno sono stati 2 anni all'estero. Si guardavano i giocatori in Serie B... Primo quello che avete è stato Cristiano Ronaldo. Sì, 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 però si guardava all'epoca i giocatori in Serie B. Quelli che si ritenevano validi sopra la media venivano in Serie A e poi magari a volte facevano proprio le fortune delle squadre che li prendevano.
Giuseppe Furino era mediano del Palermo, non se lo filava nessuno, eppure Furino è andato alla Juventus e diventato... Ah, c'era anche un'altra politica per molti motivi. Sì. Prendeva molti giocatori meridionali, lo sai, perché lo sai il motivo, no? Sì. Però diciamo che dalla Serie B si pescava a piene mani. Oggi si va a cercare magari, che ne so, in Uruguay un tizio che costa 10.000 euro e che magari non sa nemmeno fare due fraseggi di pallone. Ci sta anche questo oggi. E purtroppo ci sta anche questo, perché molti giocatori hanno la fortuna di andare in grandi club o di giocare ad alti livelli, perché magari hanno un procuratore molto bravo, oppure hanno dei procuratori molto vicini a molti presidenti di Serie A, e tutto si è detto così. E tante volte, sai quanti giocatori che giocano in serie inferiore vorrebbero giocare in Serie A? Io, secondo me, tanti. Sì. Ma basta vedere un attimo le partite di Serie B, quelle che in chiaro manda Rai Sport, perché il resto è di DAZN. Cioè, tante volte vedi dei giocatori che magari apprezzati meglio, stimati meglio, presi e allenati meglio, non lo so adesso perché io sono profano di situazioni tecniche, però dei giocatori, dei giovani di belle speranze, almeno provali, poi se vanno male pazienza, ma hai provato uno di loro? Sono giocatori che hanno 17, 18, 19 anni, li fanno giocare, ma questo è tutto un altro mondo, un'altra mentalità, un'altra... ma lascia stare. No, è praticamente diventato un business e basta. Chiamalo come voi due, evidentemente è così. Oh, voi siete ancora di quello è maturo, non è maturo. Se sei forte giochi a pallone a 18 anni, a 19. Bravo. Adesso invece a 18 non lo bruci, a 19 forse. Ma, ma se sei forte giochi. Tempi in Italia dei giocatori forti. Scusa, ma che erano già titolari e giocavano. Se non ricordo male, giochi. Giancarlo De Sisti, mazza quando sono tornato indietro io. Giancarlo De Sisti debuttò che era giovane, eh. Ma mica solo De Sisti. No, vabbè, adesso mi è venuto in mente una marea. De Sisti poi non è più uscito, è rimasto titolare. E non è che si è bruciato. Non mi pare. Fino a prova del contrario. Poi c'è l'esempio di Gianni Rivera a 16 anni preso dall'Alessandria. Ci sono state delle situazioni che hanno dimostrato poi che erano campioni. Ma se sei forte giochi, e noi dobbiamo stare a fare la canzoncina, sei giovane, sei maturo, l'esperienza, va un anno di qua, va un anno di là, ma di che? Ma se tu sei forte, giochi. Sì. Ma sai quanti ce ne sono stati a Roma partendo da Rocca, ma pure prima di Rocca, ma quanti te ne devo nominare? Ma tanti, dai. Finiamo con De Rossi, Totti, Giannini, ma perché quando erano titolari quanti anni avevano, scusa? No, erano giovanissimi. E allora che gli hanno detto vate qua, vate là, no, ma no. Forte giochi, punto. Solo Carlos Bianchi, che forse capiva molto male di calcio, voleva cedere Totti alla Sampdoria, se non ricordo. Ti lo voleva cedere perché secondo lui giocava in certi ruoli, perché lui c'era un altro modo di concepire il calcio. Vabbè, ma noi stiamo a parlare in pazzo. Anche se ha vinto di tutto e di più a casa sua. A casa sua. Lo so. Perché allora pure Monchi a casa sua ha vinto di tutto, qui appunto, ha fatto appunto solo sfracelli, insomma. Lo so. Nuovo direttore sportivo forse in arrivo, io spero. No, non è un argomento che mi intriga, ti dico la verità. Però è quello che... Questo sono diventati importanti, si parla giornate intere a parlare dei direttori sportivi, io non so manco chi è il direttore sportivo del Liverpool. Vabbè, quello diciamo che ci riguarda molto da lontano. No, per dirsi che qua diventano tutti essenziali, tutti, mo se c'è un direttore in una cosa, se ce n'è un'altra cosa, ma io non so, guarda dipende... che l'importante nel calcio sono i giocatori prima, sì, allenatore dopo e soprattutto la società, proprio per chi ti pare a te. Sì, dice tu come direttore sportivo ci puoi mettere pure un amico tuo che va bene lo stesso, è chiaro, però dipende da questa... Dalle possibilità economiche e dalla forza di una società. Oh, Virgilio, domanda di rito, ma se questa Roma facendo due scongiuri fallisse, nel senso... Certo, perché guarda, per me è già fallita. No, nel senso Aspetta. Più brutto del termine, questa società che fa? Vende pure il terreno? Non credo, anzi è uno stimolo più per fare meglio l'anno prossimo, quindi c'è poco da vendere tutte e tutti. Che vende? Vendesse i giocatori che sono stati inutili in questo campionato, sì, no? E vendesse pure qualche giocatore che noi pensiamo che sia un fenomeno, no? Che poi però non mi pare che sono tanto fenomeni, io non piango, non faccio i nomi perché è antipatico, perché poi io sono tifoso, vado in curva, tifo la Roma, la maglia, a me ne fai discorsi tattici, tecnici, il valore di quello, il valore di quell'altro, io so solo una cosa, che noi qui sopravvalutiamo tanti giocatori che non sono quello che noi pensiamo.
Maria Celeste da Tor saranno Vergara. Quelli che arrivano. Sì, Maria Celeste da Tor Vergara vuole sapere da te che cos'ha Zaniolo che non va. Non lo so, oggi Ranieri parlava che lui lo vede mezzale, una mezzala, tutti dicono una mezzala, ma mezzala non ci gioca mai, no? E quindi non lo so, però che ha avuto una pressione, questo è poco ma sicuro. Ma cioè, Ranieri ha parlato anche di calo fisiologico, perché sto ragazzo ha dato tutto da novembre in poi, quindi... No, perché magari noi forse non è che noi l'abbiamo incensato e esaltato un po' troppo? Pure quello, però... Ho sentito dei paragoni che mi veniva da ridere, la Croce, assomiglia a questo, il nuovo Totti... Ma sai che qui noi facciamo presto qui, noi, molto presto qui. Però è anche vero che ci ha regalato anche degli spazi. Non lo discuto, però prima di dire che il nuovo Cruyff, il nuovo Totti, il nuovo chi ti pare a te, aspettiamo un po' di tempo, un po' di partite, no? Sì, lo sì. Vuole la Juve, lo vuole questo, ma no, adesso lo vogliono tutti. Ma io non lo so se è vero, perché sei una città strana, che te devo dire? Oh, e quindi per te per il momento il sipario si sta inesorabilmente chiudendo? Ma la Roma andrà in UEFA, speriamo che la Roma vincerà la Coppa UEFA il prossimo anno, e l'importante è che arrivino i bei giocatori, questa volta, a parte i giocatori di livello, no? Ma che siano adatti al futuro allenatore della Roma. Ecco, che soprattutto cioè, indichi il nuovo allenatore, gli acquisti che si dovrebbero fare o che sono già tracciati, perché magari affari spenti già loro... Ora, chiunque venga come allenatore, penso che se tu gli porti un giocatore che è forte, non è che gli dice no, non mi serve, no, siamo d'accordo su questo. Assolutamente. Sicuramente devi prendere un prototipo di giocatore che sia adatto magari più a fare un tipo di gioco che a farne un altro. E poi la Roma, una volta per tutte, andasse a prendere giocatori col carattere, con la grinta, il carattere, grinta. Perché a me qui mi sembrano tutte signorine, tutti. Io vorrei tanti De Rossi in campo, no? Ci stiamo capendo sulla tipologia del giocatore, no? E poi è possibile che tutte le volte che De Rossi non gioca per anzianità e per infortuni, perché non ha più 20 anni, si spegne la luce a centrocampo? Perché questa è un'altra tremenda amara realtà. Storia di tasso elevato, purtroppo è questa la storia. Ci hanno provato Zonzi e ci hanno provato Cristante. Zonzi non è De Rossi, Cristante non è De Rossi. E quindi di che stiamo a parlare? Bisogna vedere pure la qualità dei giocatori che hai, no? E soprattutto non sono quegli uomini filtro idonei davanti alla difesa. La Roma andasse a prendere giocatori che hanno le palle, mi segui le palle, si può dire le palle di Italia? No? Si può dire sì. Perché la Roma, cioè, qui, ma ormai lo vedi com'è il calcio, è tutta grinta, agonismo. Il tic e toc va bene uno, due giocatori, ma non quando ce ne hai 4, 5, 6 in una squadra. No, non vanno bene. Adesso servono tipi atletici che sanno correre e sanno giocare il pallone. Sono giocatori con le caratteristiche di De Rossi, da Nainggolan, quella tipologia di giocatore. Certo, forse anche tecnicamente è il massimo, no? Sì, però basta quei ballerini, i colpi di tacco, giocatori che pesano 50-60 kg, basta. No, anche perché il calcio, come dici te, è diverso, è un calcio che il prototipo del giocatore al fisico di Zaniolo, siamo d'accordo su questo, no? Sì. Parlo di fisico, non di valenza tecnica. Sono quelli i giocatori strutturati, ma li vedi i giocatori che tu dici il campionato inglese, ma quanti mingherlini trovi bravi? Uno massimo, uno e mezzo per squadra, no? Poi vedo tutti i colossi io. Vedi tutti i colossi. Però sono bravi anche tecnicamente. Esatto. Però tu strutturati fisicamente in una certa maniera che possono correre, impostare, riandare, ripartire e via discorrendo. Sicuramente prendiamo anche il Barcellona, non è che c'ha tutti, per esempio, giocatori di cono fisico, no? Straripante, no? Ma c'ha talmente tanti giocatori di tecnica sopraffina, di grande classe, che compensano. Però pure loro, quando trovano squadre che l'aggrediscono, che gli mettono, vanno in difficoltà pure loro, eh? Certo, sono esseri umani anche lui. Ma ormai il calcio è questo. Ormai è questo. Apro parentesi, è giusto che siano quattro squadre inglesi alle finali delle due coppe? Beh, hanno dimostrato di essere più forti, e che vuoi fare? Oh, e poi guarda che se non c'era uno c'era il Manchester City, quindi cambia poco. Ma aspettavi l'Ajax in finale per caso? Ma guarda, secondo me il Liverpool con l'Ajax faceva un boccone da solo. Invece col Tottenham se la gioca molto, a parte che io li odio quelli del Liverpool, quindi
Io se non vincono loro sono proprio contento e stracontento. Esatto, l'Ajax diciamo ha delle belle prospettive future perché... Oh, cioè, sì, ma pure loro quest'anno già hanno venduto sicuramente 3 giocatori di grande livello, quindi pure loro ricominceranno un'altra volta. Però loro alla fine a risalire la china ci riescono, a Roma si... negli ultimi anni non è che ci sono riusciti tante volte, guarda che il calcio olandese è in crisi da parecchi anni, non è che... Il miracolo Ajax. È un inglese che ha visto nuova avventura, nuova situazione positiva, nuova evoluzione soprattutto, no? Ma hanno trovato una nidiata di giovani talentuosi molto bravi e loro poi ci puntano, il loro modo di fare calcio, la loro struttura societaria è quella, trovare grandi giocatori che diventano molto bravi e poi ci fanno dei soldi pazzeschi e vanno avanti così loro. È vero. In questi anni non mi pare che hanno vinto molto. Roma-Juventus se ne parla molto poco, una volta era una partita di grido, di cartello. No, una volta a Roma c'aveva un'altra classifica, una volta a Roma era diversa, oggi assistiamo a una partita in cui tu hai l'illusione che puoi arrivare a quarto, pensa che cosa brutta, quelli già hanno vinto il campionato, stanno fuori da tutte le coppe, mentalmente quelli già stanno in vacanza. Mentalmente, però bisogna vedere poi sul terreno di gioco. No, questo mica vuol dire che loro giocano le partite a perdere, no. Anche perché non parlano niente, stai sereno. C'è Cristiano Ronaldo che... Un po' di flessione dopo che ormai lo scudetto l'avevano vinto quasi matematicamente. Ma è normale. Ma però dopo alla fine, a parte che all'Olimpico, sai come funziona, no? È tutta un'altra atmosfera, ci tengono tutti a fare bella figura qui. Poi la Roma non è che nella squadra gli è molto simpatica, quindi... Sarà una partita vera. Ecco, la speranza che poi ci sia il verdetto positivo per la nostra anche squadra. Anche le beate, almeno batte quelli. Almeno questo... Anche perché poi se abbassi troppo non arrivi manco con UEFA. Addirittura? Non so, se cominci a perdere con la Juve, vabbè, grazie. Sassuolo magari pareggi, poi vinci in ultima, se fai 4 punti in 3 partite non lo so come arrivi in classifica. Anche perché con l'UEFA devi stare attento a un Torino che momentaneamente sta camminando. Ormai la Roma deve stare attenta a tutti. Quindi la Roma deve fare 9 punti, punto. La Roma deve allora, per sperare minimamente nella zona centro deve fare 9 punti. Se la Roma fa 6 o 7 punti, anche 7, sì. sta in UEFA alla grande. Speriamo di ripartire insomma da questa competizione. È sempre una competizione importante. Poi la Roma non è che è piena in bacheca, è piena dei trofei, no? No, giochi in campo internazionale, ci stai nel ranking europeo, no? Come dicono quelli bravi, sì, no? Sì. Certo, a certo si dà un'altra visibilità, altri introiti, altro prestigio. Ma d'altronde pure in UEFA, il campo internazionale ti guardano, ti seguono, quindi. È vero. Va bene uguale. Speriamo di ritrovare quella forza in più, quella speranza in più che non ci fa demordere ancora, anche se i fatti sono... Noi non molliamo, noi siamo della Roma, non molliamo. No, mai. Siamo abituati a grandi vittorie, quindi noi non molliamo. No. Per carità. Virgilio, grande abbraccio, buon fine settimana. Anche a te, anche a chi ci ascolta. D'accordo. Grazie, un abbraccio forte. Ti saluto e un saluto a tutta casa tua, giustamente. Sempre forza Roma. Sempre forza Roma, fuori discussione. Ciao Virgilio, grazie. Ciao. Ringraziamento così al nostro Virgilio, catturato al volo in quel di Roma. Noi ci risentiamo tra qualche istante. Un attimo di pausa.